Amici dell'Eurosporting di Cordenons, abbiamo il piacere di avere qui con noi Alexander Antonis, coach della figlia Mira, approdata in semifinale alla quinta edizione dell'ITF, ma anche e soprattutto ex top 40 al mondo, conquistato gli ottavi di finale a Wimbledon nel 1990. Insomma, Alexander, raccontaci un po' le caratteristiche di gioco di tua figlia e su cosa state lavorando per crescere. You're asking about the coach, but first of all, I'm the papa, and the coach is Günther Bresnik, and I'm only the papa. And here, I'm allowed. Look how I'm sweating. I'm allowed to be 1 week before our tournament, and I love to see what ITF and what you guys are doing with ITF and challengers during this difficult time with Corona. And it's very impressive because in Austria, unfortunately, we canceled a lot of tournaments, and so a lot of respect for the work you do here with all the Corona problems creating for tennis and for everybody. And for my daughter, she was injured a lot, and Günther, who I know since 40 years, Bresnik, he took over when he stopped with team. So for her, it's a big honor to work with this guy. And we take her time. She loves to play tennis, and we will see how it's going on. E tu hai chiesto appunto riguardo a lui se è un coach. In realtà lui non è il coach della ragazza, ma è suo papà. E il suo coach è Günther Bresnik, ok. Lui è qui solo per aiutare la figlia, accompagnarla qui, vedere come i tornei ITF e Challenger vengono gestiti, perché vorrei ricordare che lui è il direttore del torneo di Kitzbühel, quindi insomma è di grande esperienza. Però lui dice insomma che siamo fortunati perché appunto qui possiamo ospitare il torneo, mentre in Germania, scusa, in Austria stanno cancellando un sacco di tornei. E quindi insomma sta dando un occhio riguardo alla figlia. Lui dice che insomma la figlia purtroppo ha avuto tanti tanti injury, ha avuto tanti incidenti sportivi, però insomma sta recuperando e mi sembra che si stia comportando molto bene al nostro torneo. And I wanted to see Bardenone because I was here with a team from Carinthia. It's my region where I come from Filaco. And we played the Alpe Adria Junior when I was 12 years old, 11 or 12. We played in Pordenone, and I remember. Sì, lui ha un bel ricordo di Pordenone perché quando aveva 12 anni ha giocato questo campionato a squadre, Alpe Adria Tour, e ha giocato qui a Pordenone, è venuto con la sua squadra perché lui è della Carinzia di Villach, che è molto vicino insomma al confine italiano, e quindi voleva anche ritornare in questo paese. Maybe you wanted also to relax a little bit before your big tournament, Exactly. Alexander, come giustamente diceva Serena, tu sei il direttore dell'ATP 250 di Kitzbühel, torneo prestigiosissimo con un entry list molto importante che insomma, ho visto andrà dal 36esimo giocatore all'83esimo del ranking ATP, nomi come Sonego, Verdasco, insomma veramente grandissimo torneo. Insomma, qual è la difficoltà, ecco, di organizzare un evento del genere così importante in un anno purtroppo flagellato dalla pandemia, da Covid-19? Well, as I said, it's very difficult. I mean, we were lucky enough. First, I was hosting the first event in Austria in tennis. It was an Austrian Pro Series with Dominic and some other Austrian players to understand no ball kids, social distance, everything, no audience, only umpire, no linesman. And then we did in Kitzbühel, Team 7. It was an exhibition tournament, very high rated, also with all the procedures with COVID, with 500 people. And now it's a challenge. So here I'm here, but I'm still on the phone. But we have a lot of good experts and team that did Team 7 already. And as Serena will know, it's completely different to organize a tournament like this now, with all the testing, with all the procedures, and keep the audience away from the players, keep the players safe. And this is, you talk about the field, it's gonna be great, but this is our second concern. The first concern is to have a safe tournament for our staff, for the players, and for the people that come to watch. That's, in these times, the most important, that nothing is happening in tennis.
and to keep the sport going, because the players go on to play Roma and then to play Paris. So we are like a test, the first ATP event in Europe. Lui ha detto che ha organizzato il primo evento adesso post-Covid in Austria, si chiama Team 7, dove c'era anche Dominic Thiem, quindi giocatori di altissimo livello, quindi insomma ha già fatto un test. Lui ha, insomma, Kitzbühel è famosissimo in tutto il mondo, un torneo di altissimo livello, ha un team che seguirà tutte le procedure, e chiaramente è una sfida, perché insomma la difficoltà è tanta, anche proprio tenere i giocatori separati dal pubblico, protetti, tenere le fila di un evento così difficilissimo, però loro, sì, giustamente lui dice la cosa più importante, sì, è il tennis, ma è la salute delle persone, quindi loro faranno tutto al 100% e ci metteranno il massimo dell'impegno, per cui è importante mantenere appunto, guardare alla salute, seguire le procedure proprio per far sì che il tennis possa procedere, perché il tennis insomma per i giocatori è un business, quindi lo sport è economia, quindi è fondamentale come tutte le altre attività, per cui questo è quello che lui dice, insomma, ecco. We have a lot of Italians. Fonini is coming, Fabio, and Berrettini wants to come. Hopefully for you guys he's not coming, he's still in the US Open. And Sonego, you said, he's not in the draw yet, but he might get in. Seppi, of course, he's Tyrolean, and Sinner gets a wildcard if he's not in the second week, so he's also Tyrolean with Italian passport. Si dice appunto che ci saranno anche tantissimi italiani nel tabellone, Fognini, Sonego, Sinner, se non entra avrà la wild card, quindi insomma, beh, ma noi tutti conosciamo Kitzbühel, poi è stato vinto anche dal nostro Paolo, quindi... Paolo, yeah. Allora, diciamo all'inizio, Alexander Antonisch, anche un grandissimo ex giocatore, veramente tu hai fatto parte di quel dream team della Davis Cup austriaca con Thomas Muster, che è stato 9 anni fa qui da noi, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, purtroppo insomma il compianto Horst Skov. Insomma, cosa ti ricordi di quell'esperienza? Sappiamo che tu hai ricevuto il Commitment Award dall'ITF avendo avuto 41 presenze in maglia austriaca, insomma, che... insomma, è qualcosa che non è da tutti. That is exactly the best experience in my life in tennis was 30 years ago. It was 1990, after we beat Italy 5-0. I still remember Paolo Canè, Diego Narciso, Omar Camporese, and all these guys were there. Panatta was the coach. He was very disappointed because we kicked their ass badly, 5-0. 5-0. And then we played in a soccer stadium in Vienna. We played the USA. And it was goosebumps. It was 20,000 people, 3 days on Monday. We had to play because it was raining, was another 18,000 people. It was something probably we will never see in Austria again, because they killed Davis Cup now. But for me, Davis Cup was the event in tennis. Normally you play on your own. In Davis Cup, you play for your country, you have teammates. And it's such a shame that they killed it. It was the same. To watch Davis Cup in Italy, it was a dream. It was like a soccer match, you know? Yeah. Or maybe like Rome outside court. But this was a great time. It was a huge tennis boom in Austria. But to be honest, tennis suffered a lot. Even we had Meltzer, a top 10 player and Wimbledon doubles champion. But now with Dominic Thiem, the tennis since 2-3 years, it goes like this. Because I know from Kitzbühel, doing Kitzbühel, it was tough in the beginning. We support the team since he was 16, so 10 years now since I'm director. And now it goes up. And we last year we were 5 days sold out, the year before 4 days. So. It's tennis also on court and everywhere is big again in Austria. Sì, lui si ricorda il suo periodo in Coppa Davis nel 90, quindi 30 anni fa, come il periodo più emozionante della sua vita, infatti aveva la pelle d'oca. Si ricorda anche di aver battuto l'Italia 5-0 e questo non ci piace tanto. Il capitano era Panatta, c'era Paolo Canè, Omar Camporese.
There was no other match since. Ed è stato l'ultimo match tra Italia e Austria, per cui loro sono ancora i vincitori. Quindi poi hanno giocato la finale contro gli USA in uno stadio con 20.000 persone ed è stata una cosa incredibile. Poi parla del tennis in Austria, che insomma sta da quando c'è Dominic Thiem come insomma un grande campione top mondiale. Il tennis sta crescendo sempre di più in Austria e anche a Kitzbühel negli ultimi anni hanno proprio sold out, per cui lui è molto contento ovviamente di questo. Sono 10 anni che lui è direttore di Kitzbühel, quindi insomma good success. What we always a little bit jealous, or at least myself, about the tennis in Italy. I know you still wait for Panatta and somebody like Panatta, but I mean you have great players. You always have a lot of players, men and girl. You have a huge history in women tennis. And what I love that there are so many tournaments. Like if you're an Italian player, you can stay in your country. I mean, you can play all the tournaments you need in your country. And Austrians love to come to Italy, even Corona or no Corona. And it's for us, it's always, and this is next door for us. So yeah. It's very, very important that we all keep tennis up where it should be. And basically, we said in Austria, maybe not the tournaments, but tennis as a sport was doing very, very well during Corona, because they say it's perfect for social distance, and all the team sports had problems, but tennis was, besides cycling and jogging, it was booming. Lui dice che insomma in Italia quello che a lui piace, insomma, che in un certo senso ci invidiano, è che abbiamo tantissimi tornei e quindi uno viene in Italia e può fare un sacco di tornei in un sacco di circuiti, e comunque anche durante il coronavirus è stato uno sport molto praticato, perché appunto è uno sport che puoi fare in totale sicurezza. E poi we were talking about the create maybe a circuit between Italy and Austria, because parlavamo l'altro giorno di che sarebbe bellissimo creare proprio un circuito in modo da tenere i giocatori nei nostri due paesi per un lungo I think we have to bring it towards the ITF, basically, and maybe not ATP or WTA, but in my opinion, there has to be more, how should I say, regional tournaments, events, to keep players from traveling 1 week to Egypt, next like week to Turkey. Now in Italy we have Cordenone, Trieste, then we have Tarvisio and Grado, maybe next when you year have we Tarvisio can and Grado, and but when you have Tarvisio and Grado and you have tournaments in Austria, close in the south of Austria, and maybe Slovenia and maybe the south of Germany, then you are within 5-6 hours by car. It's also good for the players, you know, these players pay for themselves, so they can stay around, invest more, get points. And the problem is that when we started, I know it was a long time ago, but there was a circuit. It was called Satellite. So you had to play 4 weeks to be able to get ATP points. And now one player gets in here, and next week he's in Thailand, he flies to Thailand. So this is gonna be ridiculous. Sì, no, diceva che appunto una volta, mi ricordo anch'io, c'erano i satelliti, no? Per cui i giocatori avevano la possibilità di fare queste serie di tornei e prendere punti. Invece adesso è difficile, perché prendono punti qui, dopo devono volare in Thailandia, cioè ha un costo. Quindi insomma magari è maybe something that I have your contact, maybe we can discuss in the future. Well, we have to discuss, maybe not Olympic Games, senza confine, what that's right, but it would be enough to have tennis. But it's just, it could be that we can arrange together some dates in order to, you know, and then... Yeah.